Agritour, il Salone Nazionale dell'Agriturismo organizzato da Arezzo Fiere Congressi, diventa maggiorenne e per la sua 18ª edizione si trasforma in fiera B2B, riservata dunque esclusivamente agli operatori del settore. Quest'anno è il primo anno che abbiamo visto questo modo un po' diverso di approcciarsi, cioè che noi stiamo con una scrivania, no, al desk, e loro vengono con gli appuntamenti. Sicuramente per noi è meno stressante, è più organizzato e siamo già anche, e penso anche loro, quando chiediamo gli appuntamenti siamo più mirati, quindi conoscendo il nostro mercato vediamo quello che propongono le agenzie e quindi è più fruttuoso. Nella 2 giorni a Retina i buyers internazionali avranno modo di incontrare oltre 80 aziende agrituristiche a corollario di un calendario fitto di incontri che si snoderanno dalle buone pratiche di gestione dell'agriturismo al modo di vivere la campagna, dalla legislazione alla promozione via web, passando per le pratiche sostenibili sino ad arrivare all'agricoltura sociale. Sono più di 50 i banchetti che sono presenti a questa edizione, per cui senza dubbio è l'auspicio di un buon successo di relazione per una fiera che porta comunque qui esponenti da tutto il mondo, dove la Toscana in Italia la fa da padrona. I vari buyer sono comunque interessati comunque a quello che è il prodotto, quindi l'agriturismo, il territorio, e quindi sono già più predisposti e quindi vendono già, comunque sono più interessati a questo tipo di prodotto. Dal 2015 al 2018 a sostenere l'incremento della domanda sono stati principalmente gli stranieri, che rappresentano circa il 47% degli arrivi e il 58% delle presenze, con un sensibile aumento nel periodo considerato, rispettivamente del 10,5% e del 6,5%. Vorrei anche ricordare che l'agriturismo è anche azienda agricola e quindi è una presenza sul territorio che contribuisce a mantenere il territorio, quindi anche evitare disastri di abbandono dei nostri territori, delle nostre colline, delle nostre terre. Quindi io credo che si debba davvero ringraziare gli agriturismi, le strutture agrituristiche che portano economia, che portano turisti sul territorio e in parallelo mantengono questa risorsa verde, questa risorsa straordinaria che è la nostra terra.